Partita perfetta, primo tempo raggiunto lo 0-2, il secondo un controllo magnifico nel secondo tempo e poi il superamento per quanto riguarda i gol. Perfetta no, non esiste la partita perfetta, però no, vabbè, buona partita, perché l'abbiamo gestita bene, anche secondo me rispetto alle forze fisiche che avevamo, perché comunque non dimentichiamoci che 2 giorni fa abbiamo giocato con la Juventus e quindi non era scontato, qualche cambio l'abbiamo fatto, però nel primo tempo abbiamo spinto per quantomeno mettere sul risultato di parità la partita, e questo l'abbiamo fatto. E poi avevamo 45 minuti dove potevamo anche sfruttare qualche cambio, e così è stato, perché poi chi è entrato ha comunque riaccelerato un po' la partita e quindi ci ha dato la possibilità di passare il turno. Sono molto contento per Zara, perché arrivava da un periodo difficile con un lungo infortunio, quindi non era scontato, non era facile, invece oggi rientra, è entrata ed è stata decisiva, e sono molto contento per lei. Mister, un commento su Pilgrim che continua a incidere, anzi oggi primo assist, e se poi anche su Valdezzate, che comunque con tante partite forse sperava di trovare qualche spazio in più. Ma no, parto da Valdezzate, ti dico, Valdezzate è una giocatrice alla quale noi teniamo molto, che sta lavorando bene, purtroppo però poi sai, è anche un reparto, quello difensivo, dove non ti puoi mai permettere di cambiare troppo, però sicuramente adesso in queste ultime 3 gare avrà sicuramente spazio, lo sa, ne abbiamo già parlato con lei e sicuramente avrà anche lei il suo spazio. Pilgrim è di nuovo entrata molto bene, ma lo ripeto, lei è una giocatrice di grande talento, una giocatrice che ha qualità, ha fisicità, deve solo arrivare alla condizione migliore, perché erano 2 mesi che non giocava una partita, quindi gli stiamo aumentando sempre di più il minutaggio. Penso che adesso andrà poi anche in nazionale quando ci sarà la sosta, e questo l'aiuterà ancora a ritrovare ancora di più la condizione, per cui quando tornerà dalla sosta nazionale sarà una giocatrice a pieno regime a tutti gli effetti. Ma oggi è stata determinante, perché ha fatto un assist importante, ma ha fatto anche tante accelerate, tanti uno contro uno, lei malgrado sia una molto fisica, però è molto brava tecnicamente, molto brava nello stretto, e oggi ci ha aiutato quando è entrata. Ecco mister, era una partita che bisognava recuperare 2 gol, e inizialmente la cosa che mi ha colpito è il fatto di Kumaga in panchina, viene in panchina, e anche sul 2-0 il cambio non è stato inserire Bien insieme a Giacinti, ma sostituire l'una con l'altra. È una cosa dettata da un certo punto di vista tattico, oppure dallo stato di forma delle calciatrici? No, ma intanto partiamo dal presupposto che abbiamo una rosa molto ampia, sia in mezzo che davanti, quindi possiamo gestire bene le forze. Sacchi aveva fatto 95 minuti con la Juventus ed era piuttosto stanca, quindi avevamo pensato di non farla iniziare, addirittura se le cose si fossero messe meglio prima probabilmente non sarebbe neanche entrata, invece poi è entrata e ci ha aiutato. E poi i cambi sono stati solo per, ripeto, per dare un pochettino più di freschezza a quello avevamo abbassato un pochettino l'intensità, malgrado eravamo sempre nella metà campo avversaria, però l'intensità del passaggio era un pochettino più lenta, qualche corsa in meno la stavamo facendo, quindi dovevamo riacelerare la partita, e quei 3 cambi sono stati i cambi che ci hanno dato la possibilità di rialzare il ritmo. Ma come mai non Giacinto e Bien insieme? Perché così, perché avevamo bisogno di avere una giocatrice, non volevamo perdere equilibrio, perché l'idea c'era anche stata, però dovevamo metterci con 2 centrocampiste e giocare 4-4-2 e 4-2-4, perché dovevamo avere comunque, avevamo superiorità nell'esterno, all'esterno creavamo tanti problemi, però avremmo perso un po' di equilibrio e oggi se prendevi un gol, e abbiamo anche rischiato una volta, la partita sarebbe andata in grossa difficoltà, quindi non dovevamo perdere equilibrio. Sacchi è una giocatrice che invece l'equilibrio ce lo dà, e quindi abbiamo pensato quello. Mister, è mai subentrato un po' di frustrazione anche pensando alla partita dell'andata che vi ha costretto a questa rimonta, una partita anche un po' episodica se vogliamo ricordarlo? No, ma come ho detto, quella partita lì era arrivata in un momento in cui noi eravamo probabilmente molto molto stanchi, quindi l'abbiamo giocata non bene, e riguardandola e dicendola nel pregare alle ragazze ho detto: abbiamo anche in una partita non giocata bene abbiamo creato tantissimo, perché comunque avevamo avuto tante occasioni da gol e non l'avevamo fatto, quindi oggi la cosa importante era di nuovo macinare gioco, cercare di muovere bene palla, di avere tante occasioni, perché
e le tante occasioni avremmo fatto i gol necessari e così è stato. Grazie. Per l'ultima, sabato c'è di nuovo l'Inter, il Napoli. Le chiedo rispetto ad oggi, insomma, al fatto che sia stata una gara di Coppa che a tutti i costi la Roma doveva ribaltare, che partita possiamo aspettarci? No, ma noi abbiamo un obiettivo unico in queste tre partite, che è vincerle, quindi dovremo andare a fare una partita come quella di oggi, cercando di fare gol, di vincere la partita. Adesso domani cercheremo di capire chi starà meglio, chi starà bene, però come ho detto prima abbiamo una rosa che ci permette adesso veramente di giocare ogni due giorni, ogni tre giorni con serenità, e dobbiamo fare questo. Grazie.